Bentornati a Santa Casa News. Il 22 febbraio abbiamo iniziato la Quaresima, questo tempo di 40 giorni che ci prepara a vivere in profondità la Santa Pasqua, e lo abbiamo iniziato con il mercoledì delle ceneri. Allora riviviamo insieme i momenti principali di questa celebrazione, accompagnati dalle parole che Papa Francesco ci ha donato proprio per questa Quaresima e insieme alle parole di Monsignor Fabio Dal Cin, l'Arcivescovo di Loreto. La Quaresima è il tempo che ogni anno ci offre per prepararci alla Pasqua. Papa Francesco, nel suo messaggio intitolato Ascesi Quaresimale Itinerario Sinodale, rammenta che il cammino ascetico quaresimale e similmente quello sinodale hanno entrambi come meta una trasfigurazione personale ed ecclesiale. Una trasformazione che, in ambedue i casi, trova il suo modello in quella di Gesù e si opera per la grazia del suo mistero pasquale. Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare, Papa Francesco indica due sentieri da seguire per salire insieme a Gesù e giungere con lui alla meta. Il primo fa riferimento all'imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor mentre contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube dice: ascoltatelo. Dunque, la prima indicazione è molto chiara: ascoltare Gesù. La Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. La seconda indicazione per questa Quaresima è la seguente: non rifugiarsi in una religiosità fatta di eventi straordinari, di esperienze suggestive, per paura di affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue contraddizioni. Il santuario della Santa Casa ha vissuto la celebrazione delle ceneri con la partecipazione di fedeli, loretani e dei religiosi della prelatura. La Quaresima è, come ha ricordato Monsignor Fabio Dal Cin nella sua omelia, l'occasione favorevole per ritornare al Signore. Fratelli e sorelle, iniziamo il cammino quaresimale, un cammino insieme con Gesù per rivivere la sua passione, morte e risurrezione. È un cammino in salita, ci ricorda Papa Francesco nel messaggio che ha inviato a tutto il popolo di Dio per questa quaresima, un messaggio che vi invito a scaricare anche da internet, a leggerlo, a meditarlo e a rimeditarlo durante questo percorso quaresimale. Un cammino che il Papa ce lo presenta come un'escursione in montagna, in salita appunto, dove Gesù è il capo cordata. È Lui che ci porta a distaccarci dalle mediocrità, dalle vanità, e perciò richiede sforzo questo cammino, sacrificio, concentrazione per poter camminare tutti insieme, non da soli, ma tutti insieme come popolo di Dio. E il Papa ci esorta ancora una volta ad essere artigiani di sinodalità nella vita quotidiana. Non è facile camminare tutti insieme, a tutti i livelli, in famiglia, anche nei nostri ambienti religiosi, nelle comunità ecclesiali, nella società, nel mondo. Vediamo che non è facile camminare insieme. È evidente, il momento storico ce lo sta dicendo in tutte le maniere, che il mondo ha estremo bisogno di essere convertito da Dio, dal suo perdono, dal suo amore, dalla sua misericordia. Ma tutto deve partire dal cuore, dai nostri cuori. Il nostro cuore
ha bisogno di rinnovarsi per poter gioire, per poter vivere nella serenità della propria coscienza. E perciò il nostro cuore ha bisogno di essere purificato da odi, invidie, rancori, antipatie, lamentele, ombre di risentimento e di rancore che danneggiano la fraternità e perciò interrompe anche la comunione con il Signore. In questa Quaresima vogliamo farci accompagnare dalle opere d'arte custodite qui al santuario che ci raccontano i momenti principali della passione, morte e risurrezione del Signore. La settimana scorsa abbiamo visto e studiato insieme la Cappella del Crocifisso, questa cappella inserita all'interno del santuario che racconta gli ultimi momenti della vita del Signore, dalla preghiera nell'Orto degli Ulivi fino alla morte e alla risurrezione. In questa puntata invece vogliamo vedere insieme un dipinto custodito al Museo Pontificio Santa Casa che racconta l'ultima cena di Simon Vouet. Guardiamo insieme. Nel periodo della Quaresima siamo portati a riflettere sui giorni della Passione, morte e resurrezione del Signore. E durante la Settimana Santa il primo momento forte è il ricordo dell'Ultima Cena, momento in cui il Signore istituisce il sacramento dell'Eucarestia. Simon Vouet, pittore parigino vissuto a cavallo tra 500 e 600, dipinse su tela nel 1627 una scena di quell'ultima cena di Cristo. L'attenzione dell'osservatore si posa tutta su Cristo, posto al centro del dipinto, con quella tunica rossa che poi, poche ore dopo, i soldati giocheranno a sorte. Lo vediamo intento a porgere del pane ad un apostolo, quindi possiamo intuire che Vouet abbia voluto raccontare il momento successivo alla pronuncia delle parole «Prendete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue». Infatti, se si analizzano le espressioni degli apostoli, si nota che parlottano tra loro non con fare rilassato o distaccato, ma inquieti alla ricerca di una risposta. Lo si vede soprattutto dall'apostolo dietro Gesù che gesticola con il dito alzato al cielo, o in quello alla sua destra che lo interroga con sguardo che attende risposta. La figura di Giuda sembra essere quella in primo piano, vestito di giallo, il colore sinonimo di falsità e tradimento. I colori di questo dipinto sono accesi, brillanti, realistici, rimandano chiaramente alle caratteristiche proprie dell'arte del Caravaggio, con tratti marcati. Anche i corpi degli apostoli sono scolpiti, nelle espressioni del volto, nei muscoli delle braccia e delle gambe, nel solco del realismo caravaggesco. Una scena che apre al mondo, attraverso la finestra sul retro, attraverso la quale si intravede un paesaggio senza riferimenti architettonici, fatto solo di vegetazione e di un cielo azzurro. Sopra la scena, un drappo rosso sembra quasi stia a significare che il velo del Tempio si è squarciato ed ecco visibile la salvezza per l'umanità. L'ambientazione si intravede dietro il drappo, con delle colonne dai tratti romani. Sono i particolari a destare l'attenzione nel quadro: il gatto che da sotto il tavolo cerca di afferrare la coppa del vino, il sandalo di un ceruleo acceso dell'apostolo a sinistra, la brocca con il dettaglio decorativo della corda, il cane che, non curante della situazione, continua a leccare il suo piatto in disparte. Questo quadro, ora esposto nel Museo Pontificio Santa Casa di Loreto,
era stato realizzato dall'autore su commissione della Confraternita del Santissimo Sacramento per la Cappella del Santissimo Sacramento, nella Basilica Pontificia della Santa Casa. Nel 1830 venne sostituito da un mosaico riproducente l'opera nei minimi dettagli. Il Vangelo della prima domenica di Quaresima ci racconta Gesù tentato dal diavolo nel deserto. E proprio su questo momento della vita di Cristo vogliamo lasciare lo spazio a Don Bernardino Giordano per il suo pensiero, per farci riflettere sul significato delle tentazioni. Buona giornata, buona domenica. In questa domenica la parola, prendo proprio questo pensiero dalla parola di Gesù di oggi, che è legato come prima domenica di Quaresima alle tentazioni. Ognuno di noi ha la sua tentazione e noi abbiamo delle tentazioni, così come è stato tentato anche il Signore. Caso strano, le tentazioni arrivano sempre in certi momenti particolari della nostra vita, cioè quando? Quando dobbiamo deciderci. Quando dobbiamo decidere di noi stessi, arriva la tentazione. Perché arriva in certi momenti e non in altri? Perché in certe occasioni o in certi periodi e non in altri? Ma proprio perché sono queste decisioni che siamo chiamati a prendere di noi. E caso strano, proprio questa tentazione e le tentazioni arrivano nell'andare a minare, a creare degli sconvolgimenti sulla nostra identità, in chi siamo. Se tu definisci chi sei, l'attività che hai, la scelta di vita che hai, le responsabilità che hai, le tentazioni arrivano proprio a minare e a mettere in discussione proprio chi sei. Abbiamo un grande alleato nelle nostre tentazioni, che anche ha vinto e che è la presenza di Dio. Perché non offrire nella preghiera oggi le nostre tentazioni al Signore? Perché ci illumini, ci protegga, ma soprattutto ci custodisca. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona domenica. Concludiamo la nostra puntata come di consueto ricordandovi tutte le possibilità che avete di unirvi in preghiera con il Santuario della Santa Casa. Da lunedì al sabato l'appuntamento è alle ore 7:30 con la Santa Messa feriale in diretta dalla Santa Casa, su Telepace, sulle vostre TV diocesane, sul canale YouTube Santa Casa Loreto, su Canale 21 per la Regione della Campania e alle ore 8:30 su Tele Etruria per la regione della Toscana e la regione dell'Umbria. Sempre dal lunedì al sabato l'appuntamento è alle ore 12 con la recita dell'Angelus e del Santo Rosario in diretta su Vatican Media, su Telepace, sui social della Conferenza Episcopale Italiana, sulle vostre TV diocesane e su YouTube Santa Casa Loreto. Vi ricordiamo anche la trasmissione della domenica della Santa Messa festiva delle ore 10 su Telepace, sulle vostre TV diocesane, sui nostri canali di streaming, e sempre vi ricordiamo di partecipare al sabato sera alle ore 21 alla preghiera del Santo Rosario e alla processione qui in piazza dove ci troviamo o all'interno della Basilica, ma che potete seguire sempre dalle vostre case alle ore 21 in diretta su Telepace e sui nostri canali di streaming. Quali sono i prossimi appuntamenti? Innanzitutto abbiamo parlato di Quaresima, dell'inizio della Quaresima, e per tutto il periodo che ci
prepara alla Pasqua, il santuario propone un itinerario di preghiera e di riflessione chiamato I Quaresimali ogni martedì sera in Basilica alle ore 21, guidati da Don Gianni Carozza della Diocesi di Chieti e che potrete seguire anche dalle vostre case collegandovi al canale YouTube Santa Casa Loreto. Vi ricordiamo sempre di visitare il sito dedicato alla pastorale familiare www.loretofamily.it per sapere tutte le iniziative pastorali legate alle famiglie e legate ai giovani che via via in questi mesi sono programmate. Vi ricordiamo anche, come abbiamo visto nel secondo servizio raccontandovi di quest'opera d'arte di Simon Vouet, di visitare il Museo Pontificio dove è proprio custodita quest'opera. Museo Pontificio che è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e che in questo periodo ospita una mostra temporanea chiamata Su ali di carta con traslazioni della Santa Casa su stampa di Età Sistina. Vi ricordiamo anche di consultare il sito www.santuarioloreto.va per scoprire tutte le iniziative legate ai ritiri spirituali, alle giornate di spiritualità presso il centro Christus Vivit di Montorso e vi ricordiamo anche una nuova proposta del santuario, un canto nuovo, questa proposta di laboratori liturgico-musicali guidati da Suor Cristina Alfano che inizieranno dal 10 al 12 di marzo che sono dei laboratori mensili che ci aiuteranno a vivere meglio la liturgia dal punto di vista del canto. Tutte le informazioni le trovate sempre sul sito internet www.santuarioloreto.va e vi ricordiamo sempre di essere collegati con il santuario sia attraverso il sito sia attraverso tutte le nostre pagine social ma soprattutto richiedendo nelle vostre case la rivista ufficiale del santuario, il messaggio della Santa Casa. Anche per questo tutte le informazioni le trovate sul sito ufficiale. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Santa Casa News, sempre dalla Casa del Sì di Maria. Arrivederci.